prima settimana di novembre parte l'esercizio, parte il servizio. Avremo mesi di impegno ovviamente innanzitutto per dare un'informazione corretta ai nostri concittadini, per far conoscere le stazioni a metropolitana, informarli sugli orari, sui prezzi biglietti. Andrà fatto un lavoro per alcuni mesi per far conoscere il servizio, ma è veramente una data storica per la nostra città, perché questo cambia non solo la mobilità, cambia le abitudini di vita per i nostri concittadini e valorizza tutti i nostri quartieri. Potremo finalmente abituarci a lasciare la macchina e potremo arrivare all'ospedale San Leonardo, al porto Marina da Rechi, nella parte orientale della nostra città, senza dover toccare un'automobile. Veramente una svolta storica. L'uscita del CSTP dal consorzio unico può rappresentare un problema? C'è un discorso aperto per la creazione di questo biglietto integrato che consente ai viaggiatori di utilizzare indifferentemente poi i due mezzi di trasporto? No, non c'è nessun problema. Possiamo avere un'organizzazione integrata dei servizi. È evidente che occorre un'integrazione fra gomma e ferro. La metropolitana è un asse di scorrimento est-ovest, poi dobbiamo avere i collegamenti con la zona collinare, con la parte nord della città, e quindi l'entrata in funzione della metropolitana comporta una riorganizzazione generale del servizio di mobilità, ma è indubbiamente un grande salto di qualità che facciamo anche dal punto di vista ambientale, dell'inquinamento, della certezza dei tempi di percorrenza e, per quello che ci riguarda, specificamente per l'iniziativa I Luci Artista. Avremo la possibilità, questo era poi l'obiettivo per cui abbiamo lavorato, di concentrare i 400-500 pullman al giorno che arrivano nei fine settimana di Luci d'Artista, tutti allo stadio Arechi, impedendone l'arrivo in città. La centrale del latte, un'ultima annotazione, un percorso obbligato per l'amministrazione, la cessione della centrale del latte? Percorso obbligato soprattutto se vogliamo salvare occupazione. È un periodo nel quale chi rimane fermo muore, c'è bisogno di fare nuovi investimenti e c'è bisogno soprattutto di utilizzare una rete commerciale molto più vasta se vogliamo fare economia e recuperare risorse. È evidente che un'azienda non può reggere a lungo solo sulla rete commerciale cittadina o vicina al capoluogo. Allora noi ci auguriamo che ci siano grandi investitori privati e che le nostre produzioni, che rimarranno, rimane il marchio, rimane la centrale, possano trovarsi in tutti gli scaffali di tutti gli ipermercati del nostro paese. L'obiettivo è realizzare un grande polo agroalimentare intorno alla centrale del latte, avere anche seconde e terze lavorazioni anche di altri prodotti e avere un piano industriale che consenta anche un allargamento dell'occupazione alle giovani generazioni. Allora, Salerno si arricchisce anche questo fine settimana di un'iniziativa molto importante che è la rotta del Buon Pescato. Questa tappa a Salerno veramente sarà una tappa importante, perché si parlerà non soltanto di gastronomia ma anche e soprattutto di culture e di tradizioni locali. Verranno a valorizzare delle specie ittiche nostrane che forse non sono troppo valorizzate, però hanno comunque degli elementi nutritivi molto importanti e grandi chef ne creeranno delle combinazioni culinarie molto interessanti. Ci saranno dei cooking show che sono elementi attrattivi non soltanto per le massaie salernitane ma anche per gli uomini che oggi si cimentano più che mai verso la cucina. Insomma, sarà una manifestazione molto bella che arricchirà Salerno in questo fine settimana. Assessore Picarone, durante questa interessante iniziativa che è quella del Buon Pescato si sperimenterà anche una nuova forma di mercato che è quella del Miglio Zero. In cosa consiste? Noi abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con i veterinari dell'ASL, con le tre cooperative pescatori e con gli organizzatori della manifestazione per dedicare una sezione di questo villaggio alla vendita del pescato a miglio zero. Si tratta dei prodotti che i nostri pescatori pescano nel nostro mare, che sono notoriamente di grande qualità organolettica e di grande qualità anche al sapore. E diciamo che i cittadini avranno la possibilità di poter comprare del pesce freschissimo direttamente pescato e con solo che non è viscerato, perché i veterinari ovviamente in strutture provvisorie non consentono questa possibilità e quindi non può essere lavorato per essere venduto e pulito, però possono comprarlo, si pulisce a casa, vale la pena di farlo per sperimentare una forma nuova, perché noi se va bene questa iniziativa avremo una spinta in più per dedicare alla vendita del Miglio Zero una struttura permanente
per aiutare la piccola pesca a Salerno, ma anche per offrire ai cittadini un prodotto molto fresco, insomma. Credo che sia un prodotto di segmento diverso rispetto a quello che offre il nostro mercato ittico, che notoriamente è un mercato che offre grandi possibilità di trovare tutte le specie possibili e immaginabili, ma diciamo questo segmento specifico è un segmento che a noi ci sta a cuore, perché consente di intercettare un prodotto che è un prodotto veramente di qualità. Questa mattina sono state premiate le classi che hanno prodotto dei lavori in merito al buon pescato. Io faccio parte della giuria, sono Maria Giovanna Santucci, e abbiamo premiato due classi, una della scuola primaria e una della scuola secondaria. Per quanto riguarda la primaria, ha vinto l'istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino con il plesso di Via Calenda. Diciamo che è stato un premio dato per la creatività, per la capacità di lavorare in gruppo e soprattutto per quello che hanno prodotto attraverso un video dove hanno danzato al ritmo di un sottofondo della sirenetta, e hanno messo quindi in moto tutto quello che concerne la comunicazione, e quindi hanno fatto sì che la manualità, la danza e la musica fossero degli strumenti ben integrati. Invece, per quanto riguarda la scuola media secondaria, il premio è stato dato sempre all'Istituto Comprensivo San Tommaso di Aquino, però del plesso di Fratte, alla prima A. Qui invece abbiamo premiato un elaborato che in pratica ha trattato la storia di un pesciolino, quindi della sua capacità di poter essere estremamente creativo, estremamente di aiuto agli altri pesciolini. Quindi è stata premiata soprattutto la capacità di analisi e di sintesi dell'elaborato. Sono stati menzionati altri lavori di altri istituti. Il tutto si è concluso nel migliore dei modi. I ragazzi sono stati contentissimi di partecipare e soprattutto si sono avvicinati a queste specie ittiche dei nostri mari, che per loro sono estremamente un progetto promosso dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione Generale per la Pesca Marittima e l'Acquacoltura, che oggi arriva a Salerno. L'abbiamo presentato qualche mese fa alla presenza del Ministro diciamo che oggi siamo particolarmente felici perché giochiamo in casa, lo possiamo dire apertamente. Dopo aver visitato Treviso, Bari, Cagliari Marina e prima di arrivare a Siracusa, eccoci a Salerno. Allora invertiamo l'ordine degli interventi e la prima parola di questa rassegna gastronomica va al responsabile del progetto Buon Pescato Italiano, il dottor Paolo Giannetti. Benvenuti anche a nome del Ministero delle Politiche Agricole alla quarta rassegna del Buon Pescato Italiano. Voglio innanzitutto ringraziare il primo cittadino della città di Salerno che ci ha ospitato, che già da un anno fa, quando abbiamo pensato di venire qui, ha entusiasticamente accettato di ospitare questa rassegna. Una rassegna importante che chiaramente è partita a febbraio dal Veneto e valorizzare queste specie ittiche di nuovo. Vorrei ringraziare comunque tutta l'amministrazione comunale, Ginetto Bernabò, che anche ci ha accompagnato nel rapporto con l'amministrazione comunale, l'assessore Di Calore, che ci ha consentito di realizzare un primo obiettivo fondamentale in questo tour, quello di realizzare il primo mercato del pesce a miglio zero, cioè quello che praticamente ci consente di creare il rapporto diretto tra produttori, quindi il mondo della pesca, e direttamente il consumatore. Basta vedere stamattina vanno le file, che già sta funzionando alla grande. Vorrei ringraziare la società culturale, il presidente Annunziata, per il suo sostegno, per la sua vicinanza, il dottor Cappuccio dell'Enoteca Provinciale, che è uno dei partner di questa iniziativa, che non si parlerà solo di pesce, ma bensì anche di vino, di tutte le eccellenze del territorio. Abbiamo la Centrale del Latte, la quale ringraziamo, che comunque è un'eccellenza del nostro territorio, della nostra provincia. E voglio ringraziare anche tutte le cooperative di pesca, vedo in platea molti presidenti delle cooperative che chiaramente ci hanno accompagnato e ci hanno consentito di realizzare questa importante manifestazione.
e ovviamente voglio ringraziare anche l'esempio Salsina, che è la fiduciaria dello Slow Food, che è un altro grandissimo partner del nostro, diciamo, della nostra manifestazione. Una manifestazione che una tre giorni importantissima, che già ha avuto un grande successo nelle altre zone, vi dicevo, abbiamo visitato già 39 città, con il proprio track che ci ospita in questo momento, abbiamo fatto tre rassegne che hanno portato oltre 20.000 visitatori nei nostri stand, consumando veramente centinaia e centinaia di chili di pesce. E la cosa più interessante è l'abbinamento anche con le ricette esclusive, quelle specifiche, dimostrare che solo il 30% del prodotto viene consumato italiano, il resto viene dall'estero. Se oggi chiediamo a un bambino che cos'è una triglia, che cos'è un merluzzetto, non lo conosce, conosce probabilmente solo quelli che sono in bastoncini. Quindi l'obiettivo, ed è questo il motivo per cui ci rivolgiamo anche le scuole saranno protagoniste domani mattina, circa 500 bambini delle scuole elementari di Salerno parteciperanno alla nostra attività di animazione, saranno, ovviamente, li porteremo alla scoperta di questo progetto. Abbiamo organizzato tre concorsi, uno per i piatti d'autore, quello che coinvolge il mondo della ristorazione, quello dei bambini, appunto, il concorso Piccoli Vapori, e ci siamo rivolti anche al pubblico con il concorso Cucino a Casa Mia, dove molte massaie, anche uomini, presenteranno i loro piatti con il pesce nostro locale. Quindi credo che già le premesse ci sono per un successo di questa iniziativa, il tempo ci dà ragione e questo ovviamente ci consentirà di far sì che questa manifestazione possa essere realmente una grande festa. Ringrazio ancora tutti, voglio anche ringraziare la rappresentanza anche della Regione Veneto, la nostra madrina che ha riferito. Ovviamente a me tornano in mente le parole di un grande autore, che è Lucio Battisti, che diceva come portare dei piccoli semi di quello che potrebbe essere il futuro del buon pescato italiano. E allora io partirei proprio dal presidente dell'autorità portuale di Salerno, il dottor Antonio. Intanto ringrazio Paolo e l'assessore Di Carrò, il sindaco, per la rinnovata e sempre più forte attenzione che sia verso il mare, il porto e quindi insieme i grandi progressi che stiamo facendo con una realtà portuale come la nostra, che non ha visto un po' di crisi come tanti nel passato, ma da subito abbiamo riscontrato una forte ripresa. Importantissimo anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, il porto di Salerno di pochi giorni fa è candidato anche per quest'anno ad essere il primo porto europeo per l'efficienza. Questo grazie a chi ci lavora, e non solo container, non solo turismo e quindi vie del mare insieme alle crociere, ma anche la pesca. Abbiamo pensato sempre che il settore della pesca potesse, con entusiasmo, questa proposta di Paolo, un grande organizzatore, anche questa, specialmente questa, diventa una vetrina importantissima. Sicuramente il sindaco parlerà della grandissima opera che lunedì inaugureremo, cominceranno i lavori, che sembra una bella combinazione che alla vigilia di questa cosa ci sia questa manifestazione. L'unico problema, Paolo, e ho finito dicendovi che vi saremo sempre vicini, perché per davvero questa è una parte dell'economia trascurata, ma che non solo investe la buona tavola e quindi la buona salute, ma anche una buona parte dell'economia. L'unico problema però è che questo pesce che molti di noi consumavano, con questa pubblicità comincerà a costare anche questo, ma non lo so se è un fatto buono come. Io vi ringrazio ancora e vi auguro. Se ne subisce quotidianamente, Slow Food. Passiamo quindi la parola a Sergio Graziglia per un breve saluto con Slow Food Salerno. Io sarò brevissimo, due battute, giusto per stigmatizzare quanto è importante oggi la ricerca di quello che si dice il pesce dimenticato. Diceva Collodi, che tutti conosciamo come autore di Pinocchio, quando si nasce Toni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio. Salernità, come diceva il dottore Annunziata, certamente domani avremo le muse, perché chiaramente il mare reagisce a modo suo, indipendentemente dalla nostra volontà. Credo non debba dire altro, è solo una breve osservazione dal punto di vista dell'associazione. Grazie. Sarà grande gioia che nel vino a questa manifestazione. Innanzitutto io volevo veramente senza alcuna retorica andare a ringraziare il dottore Giarretta, perché nella realtà dei fatti, quando si pone attenzione al territorio, alle aziende, noi siamo tutti a risposta. Allora noi siamo 38 aziende valide, importanti, che tocca agli altri andare a giudicare. Il nostro rapporto qual è, la prezzo, il buono,
e allora dobbiamo solamente avere vetrine. E allora ecco che quando avvengono cose di questo tipo a Salerno, essere invitati significa in pratica molto. Quindi allora noi siamo pronti. Per la mia vita passata di andare molte volte a Siena, benissimo a Siena, non è possibile bere niente al di fuori di Chianti o qua. Allora io dico attenzione al territorio, attenzione ai nostri figli. Grazie Giorgetta, grazie a tutti. Rappresentata da Nelio Toni, a cui chiedo un saluto. Sono lì a Salerno, ma al di là della retorica e dei ringraziamenti, io dico sempre una cosa, una battuta breve. Noi rispetto ad altre realtà italiane abbiamo un territorio che ci fornisce tutto, andiamo dalla montagna al mare, abbiamo tutto ciò che ci serve per emergere e per tirarci fuori dalla crisi che c'è in questo momento in Italia. Possiamo farlo con le nostre forze. La mia battuta è il mio motto da un po' di tempo è semplice, e io dico scommettiamo su di noi, abbiamo tante eccellenze a partire dai vini, come diceva Ferdinando, continuando con tanti prodotti IGP, DOP, e quindi abbiamo tanto da chiedere, abbiamo tanto da ricevere dal nostro territorio. Diciamo quindi grande buon pescato, grandi pesci, grandi tematiche, quelle che andremo a trattare in questa via. Lui che chiediamo di iniziare questo viaggio tra le tre realtà che ci rappresentano oggi, il Comune di Salerno. Il bello dell'esperienza amministrativa è proprio rappresentato da questo rapporto che si ha con il territorio. Io ho avuto modo di conoscere, di collaborare con una persona straordinaria che è il dottor Paolo Giarretta, con il quale è iniziato un rapporto bellissimo. La Fede di Carte è sempre virtuoso, perché è capace di strutturare cose positive per la nostra città. Continua con la rotta del Buon Pescato, non è soltanto una fiera, è un momento che è sinergico tra cultura, gastronomia, contatto con il territorio, che veramente arricchisce Salerno anche in questo fine settimana con dei valori importanti. Pensate a quello che ci sarà questo fine settimana a Salerno. La gente veramente avrà l'imbarazzo della scelta, è una città che brilla sempre di più. E la rotta del Buon Pescato sicuramente sarà il fiore all'occhiello di questo fine settimana, per quello che saprà indicare a tutte le persone che interverranno. Io colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta lo studio Nuovo e Paolo Giarretta per questa opportunità che ha dato alla città. È stata una collaborazione, la mia, che mi ha arricchito di valore, perché quando si collaborano con persone così sicuramente me li ritrovo arricchito più che stanco, e quindi ancora il ringraziamento. Spero che vada tutto bene, le aspettative ci sono, e spero soprattutto che lascerai possa essere anche la continuità verso nuovi progetti riferiti al fronte del mare, alla pesca e a tutta questa straordinaria risorsa rappresentata dalla nostra bellissima città. Grazie ancora. Che riesce nella suo compendio generale ad esaltare i produttori del territorio, quelli che lavorano sul mare, nel mare, quelli che lavorano nella ristorazione, insomma quelli che producono anche prodotti che vanno al di là dei prodotti ittici. In questo caso parliamo di vino, parliamo di altri prodotti della terra che potremo gustare grazie al fatto che ristoratori importanti cucineranno queste specie. Poi c'è un fatto culturale, come è stato detto, allargare gli orizzonti verso specie ittiche non conosciute, però molto degne in termini di qualità e freschezza, che possono essere sulla nostra tavola, ma magari anche a prezzi a buoni prezzi, insomma. La cosa importante che siamo riusciti a fare in questi termini così, un numero zero di questo mercato, è andato molto bene. Speriamo di poterne realizzare con la collaborazione delle cooperative pescatori una struttura che magari insomma non appartengono alla gamma dei prodotti. Buongiorno a tutti, anch'io ovviamente ringrazio il dottore Giarretta per questa occasione che mi propose in un periodo estivo e alla quale ovviamente non abbiamo potuto mancare. Mi chiamo Messizzo Albertiero e rappresenta Salerno e lo rappresenta egregiamente, che stanno a loro, della loro fama e della loro competenza. Una buona fortuna anche a noi. Grazie a tutti. Quindi, al termine di questo racconto, il nostro centro c'era prudenza.
Sindaco, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito e per averci accompagnato in questo percorso. Ha sentito quante anime ci sono in questa manifestazione. A lei l'onore, con il suo dono straordinario della sintesi, di raccontarle tutto. Consideriamo, diciamo, il momento scenografico che ho visto, ci sono 3, 3, 6, 3, 9, 10 fette di aglio. Grazie poi per questa bella iniziativa. Ci sono due assi: la valorizzazione dell'economia del mare, ricordava l'annunziata prima, sapete che stiamo lavorando da anni per valorizzare il mare e l'economia del mare in tutte le sue componenti, dalla portualità commerciale a quella crocieristica, a quella turistica, a quella della balneazione, a quella cantieristica. La pesca è una delle attività del mare, una delle risorse del mare che noi dobbiamo valorizzare. Sappiamo che ci sono diversi problemi che riguardano anche il governo, sappiamo che ci sono problemi di carburanti, di tassazione, sono questioni che dovremo affrontare con grande decisione anche in relazione alle normative europee per consentire lo sviluppo della pesca nel nostro territorio. C'è un secondo elemento che ci interessa e che si intreccia con la nostra iniziativa, è quello che riguarda lo sviluppo a Salerno di un grande polo agroalimentare, cioè di una grande piattaforma di valorizzazione di tutte le produzioni tipiche del nostro territorio e soprattutto del grande retroterra agricolo-industriale che abbiamo alle spalle e del mare che abbiamo davanti. Abbiamo produzioni di assoluta eccellenza, abbiamo ovviamente le risorse del pesce azzurro, ma leggevo un po', devo dirvi, non conoscevo la competitività in un momento difficile per le famiglie, tutto il pescato dei nostri mari che credo avranno anche una grande componente organolettica che va valorizzata. Quindi prodotti di qualità, prodotti di eccellenza che si collocano all'interno di un paniere di prodotti di qualità che possono essere proposti come una risorsa del territorio ma anche come un elemento di grande valorizzazione turistica delle nostre zone. Sapete che oggi il turismo enogastronomico è uno dei filoni più interessanti del ventaglio di nostro paese e sinceramente dobbiamo implementare, diciamo, questo comparto turistico legato al pesce azzurro, alle lazioni del pesce e alle cose del nostro. E infine l'educazione delle giovani generazioni alla correttezza alimentare. Parliamo di cibi che sono di grande qualità, essenziali per la crescita dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, e credo che dobbiamo utilizzare anche queste occasioni per promuovere nel mondo della scuola una campagna informativa, una campagna educativa, utilizzando le varie associazioni, le nostre istituzioni, l'assessorato, insomma veramente credo che siano ai vini. Mi auguro che Fernando Capuccio ci aiuti a smitizzare piano al pesce, ma cosa scritto? Ma copiareci l'agliari, ma copiareci i nostri cattolici, ma non so che serve con quello, ma ovviamente il vinello leggerino, la coca colina bianca non sta scritto da nessuna parte. Allora poteva comprarci un fiano meraviglioso, ma anche un aglianico bello, taurasi, va bene lo stesso. Quindi veramente questa è una festa delle, anche del turismo salernitano e conferma di noi. Scusa, ma ragazza che si è copiata, una persona di scusa, non è energia per fare sia il sindaco che il sindaco. Ma che c'è stare c'è? Ma ce l'ha fatta domani? Paolo, lascia stare! Ma la mettete le capre al nome, non c'è una calma, calma. Allora sai che volevo fare? La brava chi? La brava chi? Ma che si presenta con un mezzo manichino, è un pagliaccio. Anzi, sei di mannari. Ciao.
sugalelli con cipolle agrodolci. Sugalelli. Però noi parliamo sempre di pescatori come mangiano le cicche del cibo già sulla barca. Al villaggio di voi devi fare per cominciare la sigla. No, è per i piedi. E patate. Riso con scorza di arancia.